La cattedrale di Terni, dedicata a Santa Maria Assunta, è il risultato di una serie di opere di ricostruzione effettuate secondo una credenza non verificata da Gian Lorenzo Bernini. Si trattava originariamente di una basilica romana a tre navate, il cui nucleo si sviluppò a partire dal luogo di sepoltura del vescovo Sant'Anastasio, di cui si possono ancora ammirare le fondamenta grazie a una pavimentazione in vetro. A partire dalla seconda metà del Cinquecento, secondo il progetto di Sebastiano Flori, allievo del Vasari, la chiesa venne totalmente restaurata e dotata di un ampio transetto e di una cupola all'incrocio della crociera. I lavori si conclusero solo intorno alla metà del Seicento, durante l'episcopato del cardinale Rapaccioli. Al suo interno sono presenti varie opere d'arte, di cui le più rilevanti sono il monumentale organo, il cui disegno viene attribuito al Bernini, e l'altare maggiore in marmi policromi, realizzato nel Settecento su disegno di Carlo Murena, allievo del Vanvitelli.